Prof. Scagliotti, qui a Copenaghen sono stati presentati i risultati dello studio di fase 3 ASCEN 5, condotto in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule. Di cosa si tratta? Lo studio di fase 3 che viene presentato qua all'ESMO è uno studio di fase 3 che ha confrontato il farmaco sperimentale Saritinib, che è un inibitore di seconda generazione, un inibitore di ALK di seconda generazione, contro il trattamento chemioterapico sistemico rappresentato dal trattamento monochemioterapico con docetaxel o pemetrexed. La popolazione in studio ed è una popolazione pesantemente pretrattata, perché si parla di pazienti che sono già stati sottoposti a un trattamento con crizotinib e prima o dopo crizotinib hanno ricevuto almeno una linea di trattamento chemioterapico a base di platino. Quindi si tratta, parliamo di una terza o superiore linea di trattamento. I pazienti sono stati randomizzati in un arco di tempo di circa 2 anni. L'obiettivo primario dello studio era valutare il miglioramento del tempo alla progressione, mirando e guardando come disegno statistico dello studio a una riduzione del 40% del rischio di progressione. Lo studio ha dimostrato una considerevole riduzione e un miglioramento del tempo alla progressione, che non è solo statisticamente significativo, ma anche clinicamente rilevante, perché il tempo medio alla progressione è stato di 5,4 mesi verso 1,6 mesi per la chemioterapia. In aggiunta a questo elemento primario dello studio, anche la quantità di risposte obiettive, cioè la riduzione della massa tumorale, si è osservata in circa il 40% dei pazienti nel braccio con saritinib, mentre è stata soltanto del 7% con la chemioterapia. In termini di effetti collaterali, gli effetti collaterali sono quelli attesi dal trattamento con crizotinib, essendoci un eccesso di eventi avversi di natura gastroenterica in termini di nausea, di vomito e di diarrea, con qualche anche eccessivo incremento della tossicità epatica in alcuni pazienti, che tuttavia non ha avuto rilevanza clinica, mentre le tossicità ematologiche sono state prevalentemente osservate nel braccio di controllo, essendo la stragrande maggioranza dei pazienti trattati con docetaxel. I dati di sopravvivenza sono ancora immaturi, ma occorre osservare che, essendo permesso il crossover nel braccio di controllo al momento della progressione, a tutti i pazienti a ricevere il trattamento con saritinib, è molto improbabile che anche nei dati finali esista una larga differenza di sopravvivenza, perché, come intendo ripetere sempre, se uno ha un trattamento che è realmente efficace e che è in grado di modificare la storia naturale della malattia, essendoci il crossover dal braccio di controllo, nel braccio di controllo, questo dimostra che siamo in grado, con la successiva somministrazione del farmaco ad azione molecolare, di modificare la storia naturale della malattia, e quindi non si osservano tra le due braccia differenze di sopravvivenza. Per quanto riguarda i patient reported outcome, la qualità di vita e l'attività contro le metastasi cerebrali, vale la pena ricordare che più del 50% dei pazienti al momento dell'ingresso nello studio avevano metastasi cerebrali. Questo sarà oggetto di successive presentazioni. Dal punto di vista della pratica clinica quotidiana, avere un farmaco di nuova generazione che può essere somministrato al momento della ripresa crizotinib, avendo un farmaco che è anche più potente e più attivo contro le metastasi cerebrali, questa è un'opportunità terapeutica in più, perché in questi tumori, che sono fortemente dipendenti da una situazione oncogenica, la nostra attesa, quello a cui tendiamo come ipotesi terapeutica, è quello di rendere
questi tipi di tumore una sorta di malattia cronica.